Roberto Svilpo, presidente dell'associazione Arcadia. Quest'oggi c'è stato un assaggio di quello che sarà questa fattoria didattica che nascerà qui a Villa d'Ossola. Ma vuol parlarci di questa iniziativa e di Arcadia? Sì, allora il gruppo nasce per promuovere la socialità, come ho detto prima, cosa molto difficile, impresa molto difficile. L'obiettivo della fattoria è quello di poter dare la possibilità ai bambini principalmente di poter ritrovare il contatto con la natura che secondo noi nella ultima generazione si è un po' perso. Io mi ricordo da bambino avevo sempre le mani nelle piante, fra gli animali, nei boschi. Il nostro gioco era costruire le casette nei boschi. Ecco, i miei bambini di oggi, mia figlia compresa, questo contatto l'hanno perso, quindi l'obiettivo è quello di dare questa possibilità soprattutto ai giovani, però chiaramente poi sarà aperto a tutti, faremo delle giornate aperte, ci saranno delle classi che parteciperanno al progetto. Ecco, vuol spiegarci, quindi è in questo terreno di sì. Villa d'Ossola che avete acquisito voi come associazione? In questo terreno l'ha preso un membro dell'associazione, una specie di comodato d'uso, paghiamo una piccola quota annuale. Ecco, quanti ettari sono? Il terreno è di 3.000 metri quadri e sarà diviso in tre parti. La prima parte è questa dove siamo adesso, dove ci sarà la ricezione delle classi, delle persone. La seconda parte è il frutteto e la terza parte sarà dedicata agli animali. Sarà una fattoria quindi aperta in primavera, aperta tutto l'anno? Sarà aperta tutto l'anno, sì. Il percorso per arrivare a fattoria didattica a livello burocratico non sarà semplice, questo lo sappiamo, però ci stiamo già muovendo e ci arriveremo. Bene. Ecco, quindi è previsto un orto anche qua? È previsto un orto, già l'anno scorso abbiamo fatto insieme un orto condiviso con alcune famiglie in un altro terreno ed è stato un grande successo, abbiamo prodotto oltre una tonnellata di prodotti, di vegetali. E la maggior parte l'abbiamo un po' divisa tra di noi, ma una buona parte l'abbiamo anche donata a chi ha più bisogno. Ecco, per quanto riguarda gli animali, prevedete che tipo di animali? Quindi? Il sogno sarebbe avere due pony, gli asinelli, però per quello avremo bisogno ancora più di spazio. Quindi l'idea è di riuscire a trovare nei terreni vicino qualcuno che sia disposto a darci ancora un pezzettino. Poi ci saranno conigli, anatre, oche, tartarughe, sarà un piccolo stagno qui in questa zona, galline, insomma animali da cortile.